Venerdì 7 aprile 2017, una donna il cui nome è Giada, non specifico altri dati per non violare la sua privacy, ha raccontato negli studi televisivi di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso che domenica sarebbe stata rincorsa dal suo compagno che le avrebbe sfondato il vetro dell'automobile dove la donna aveva cercato un riparo. E con l'utilizzo di una bottiglia rotta l'avrebbe colpito in modo ripetuto al volto e al corpo ed avrebbe procurato una prognosi di ben 60 giorni di tempo. La donna, che ha 32 anni di età, ha raccontato una storia che era di appunto amore ma anche di violenza, ospite appunto di Barbara D'Urso, e avrebbe detto a tal proposito le seguenti parole: eravamo sposati dal 17 agosto 2013. Ma da quando è nato il bimbo, nel 2014, sono cominciate le sue gelosie e le sue ossessioni. Vi ricordo che l'uomo era in fuga da 36 ore quando, purtroppo, quando sarebbe stato fermato alla stazione di una nota città della Liguria. L'uomo, per l'appunto, sarebbe accusato di tentato omicidio aggravato nei confronti dell'ex moglie, che da qualche mese oramai aveva chiesto la separazione, proprio per colpa della situazione in cui la donna si sarebbe ritrovata a vivere. L'uomo adesso da un po' di tempo dovrà, cioè, tra un po' di tempo dovrà eventualmente comparire in presenza dei giudici, dinanzi ai giudici per le indagini preliminari, ma ci sarebbero già però altre denunce che riguarderebbero i comportamenti che l'uomo avrebbe attuato. Io vi ringrazio per l'ascolto, questo video non intende assolutamente ledere la privacy di Giada, che ringrazio per la sua testimonianza, che saluto e che al tempo stesso mando un plauso e la mia massima vicinanza per quello che purtroppo starebbe attraversando. Questo video vuole semplicemente ed unicamente informare eventuali persone di questa tragica situazione che la povera Giada sarebbe stata costretta, purtroppo di cose, a vivere, a purtroppo sottostare. Il video termina qua, iscrivetevi se volete, commentate, un caro saluto da parte mia.